Per una domenica non è lo Skill Legion a prendersi la copertina di questa giornata del campionato di terza categoria Girone D, ma sono il Goodfellas e lo Staletti in testa alla classifica e l'eclatante vittoria della Kennedy nel derby contro il Grifone Catanzaro. E allora andiamo per ordine. Lo Skill Legion ormai è promosso in seconda categoria dalla settimana scorsa, pareggia in trasferta a Simeri Creek contro la Life e si mantiene imbattuto in questo campionato, mentre perde la seconda in classifica il Real Cropani nel scontro diretto contro lo Staletti. Uno Staletti che riesce a ribaltare il momentaneo vantaggio di Greco del Real Cropani con due gol di Voci e Ranieri per portarsi sul 2-1 e quindi raggiungere quasi il Real Cropani e raggiungere quindi la quarta posizione, mantenendo appunto, superando la Vigoro Catanzaro che rimane a 25 punti. La Goodfellas fa il proprio dovere dopo la vittoria nel recupero della settimana scorsa, va a vincere anche a Soveria Simeri contro il Real 4-2 e mantiene la terza posizione. A questo punto diciamo che si fa interessantissima la lotta per i playoff tra Real Cropani, Goodfellas Catanzaro, Staletti, Vigor Catanzaro e probabilmente potrebbero sperare di inserirsi anche Real Giano e Real Soveria Simeri. E quindi bisognerà aspettare queste ulteriori tre partite per vedere chi sarà insieme allo Skill Legion ad ottenere la promozione in seconda categoria.